Bella partita fra Aquila Montevarchi e Regnanese, cercano di superarsi fino all'ultimo istante, alla fine ne esce fuori un pareggio che per quanto visto nella ripresa non soddisfa soprattutto gli aquilotti, ma alla miglior partita degli ultimi tempi il team di Atos Rigucci opposto alla coriacea formazione guidata da Fabio Guarducci. Cela in panchina il nuovo acquisto arrivato in settimana nel Montevarchi, la novità in difesa è Desiderio, laterale basso di destra. Prima della partita un applauso ha salutato lo striscione portato da alcuni bambini con il maxi poster di Lezio Losi, il cavaliere, il presidentissimo, ricordato nel terzo anniversario dalla morte. Naturalmente non dimentica la curva Farolfi che tra l'altro nel corso del secondo tempo si colorerà di clima natalizio, i tifosi indossano i panni di Babbo Natale. Ma raccontiamo questo confronto che non ha molte conclusioni verso la porta nel primo tempo. Al nono una debole girata di Renzi, come sempre fa i migliori, parata dall'esperto Burzagli. Al minuto 23 il tiro di Leo alto dopo azione di Pagnotta. Col passare dei minuti la Rignanese si fa vedere dalle parti di Lampignano, che al 39esimo si supera di piede sulla battuta di Leo, servito da Bettini in versione centravanti, l'esperto capitano classe 75. Si chiude il match con una girata nei primi 45 minuti di Renzi su azione d'angolo di Corsi e finisce a lato proprio in chiusura di frazione. Bella anche la ripresa al quarto, un traversone di Stefanelli sfiora Burzagli che poi incoccia in Ferri e solo angolo senza esito. Al quarto d'ora il cross di Stefanelli spizza Vangi e Ferri è sotto misura, sembra fatta, ma sulla pressione di Bettini tutto si perde. Oltre la traversa al 22esimo c'è una sponda di Vangi in area che porta Lazzarini alla conclusione, ma non inquadra la porta. Al 26esimo Renzi illumina Daveri che non riesce però a trovare il bersaglio grosso. Al 27esimo dentro il acquisto Cela, poi entrerà anche Mannella. Al 32esimo Gabrielli si fa cacciare per un brutto fallo rosso diretto nei confronti di Menichetti. Ancora Montevarchi avanti, al 41esimo segna il suo gol su conclusione di Desiderio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Ancora Vangi, 42esimo in girata, la conclusione è preda di Burzagli. Rignanese che tiene nonostante l'inferiorità numerica, Montevarchi che attacca ma non passa, il tutto frutto di una bella partita 0-0, ma lo spettacolo non è mancato.